Credo, come si forma e come si plasma. Vi siete mai chiesti come sono arrivati i nostri credo? Come si sono evoluti dalle semplici nozioni della nostra infanzia per poi trasformarsi, in età adulta, in convinzioni complesse nel grande razzo della vita? Il grande viaggio dalla nascita alla comprensione è un'affascinante esplorazione di come si formano e si modificano i nostri credo e come alla fine si perfezionano lungo questo viaggio. L'evoluzione del credo non solo si plasma a seconda delle identità individuali, ma gioca anche un ruolo fondamentale nel modellare la coscienza collettiva della società. Immaginate i nostri primi giorni di vita appena venuti al mondo. I nostri genitori sono stati le nostre prime guide. Hanno iniziato a nutrirci impartendoci le loro convinzioni, la loro visione del mondo, i loro credo. Ma i loro credo e le loro convinzioni sono stati costruiti dalla società del luogo in cui vivevano. In questi teneri anni le nostre convinzioni sono state modellate da coloro che ci hanno cresciuti, da coloro che ci hanno insegnato il mondo. Una visione del mondo come lo vedono loro, un mondo che cambia a seconda del luogo in cui loro sono stati educati. Noi, come loro, siamo entrati nel regno dell'istruzione e le nostre convinzioni hanno continuato ad evolversi in un'unica direzione, come viene imposto dalla società. La scuola ci ha introdotti in un mondo più ampio, presentandoci solo alcune prospettive e scartando quelle che fanno male al pensiero unico. Gli insegnanti ci hanno offerto la loro verità, i loro credo, verità e credo diversi dal luogo in cui sono cresciuti, verità e credo imposti dalla società che decreta leggi e doveri. Man mano che siamo maturati, in particolare durante l'adolescenza, hanno iniziato ad emergere nuove domande. Abbiamo imparato nuove idee, con nuovi incontri e con individui diversi, magari deridendo chi aveva credo e convinzioni diverse dalle nostre. Siamo stati coinvolti nelle varie letterature con esperienze di vita uniche che a volte hanno sfidato le nostre convinzioni esistenti, spingendoci a pensare in modo differente. Anche le nostre esperienze di vita individuali hanno giocato un ruolo fondamentale nel rimodellare le nostre convinzioni, magari semplicemente approfondendo modelli diversi dal credo impartito. Abbiamo percorso il nostro viaggio fino all'età adulta. Abbiamo fatto nuove esperienze sui diversi lavori che nello stesso tempo hanno fatto sì di confrontarci con tattiche e modalità diverse. Abbiamo vissuto le nostre avventure nei viaggi, negli incontri e le nostre relazioni spesso hanno sfidato, se non cambiato, le nostre convinzioni. Le prove e le difficoltà che abbiamo incontrato ci hanno offerto nuove e fresche prospettive che ci hanno permesso di vedere il mondo sotto una nuova luce. Man mano che si invecchia, emerge il desiderio di pensare in modo indipendente da quello che ci ha iniettato la società di cui facciamo parte. Riflettendo in modo autonomo ed indipendente, abbiamo guadagnato la capacità di scoprire come sono fatte le nostre convinzioni, come sono fatti i nostri credo. E questo ci ha permesso di liberarci dalle catene del pensiero unico che abbiamo ereditato. Siamo emersi dalla morsa del credo impartito e siamo stati in grado di scoprire nuove ideologie, nuove verità ben diverse dalle menzogne imposte. Siamo stati in grado di comprendere il mondo senza i paraocchi di una società accecata dal continuo lavaggio di cervello alimentato dalla società stessa. Questa fase è caratterizzata da una profonda introspezione e dal desiderio di ricerca per comprendere non solo noi stessi, ma anche il mondo che ci circonda. Man mano che acquisiamo saggezza, iniziamo a vedere il quadro più ampio. Ci rendiamo conto che le nostre convinzioni sono semplicemente il frammento di un vasto universo interconnesso. L'illuminazione non è la destinazione, bensì è il viaggio continuo di apprendimento e di comprensione, quello da vivere con gioia. In poche parole, il viaggio del credo, dall'innocenza della nascita fino alla saggezza della comprensione,
è una testimonianza della nostra crescita e del nostro apprendimento. Ci mostra come l'influenza della nostra educazione e della nostra formazione scolastica agisce sulle nostre convinzioni, sui nostri credo, ma allo stesso tempo sottolinea il potere del pensiero indipendente e della scoperta del mondo vero, non quello finto in cui ci tengono relegati a credere col bombardamento mediatico. Nel nostro viaggio dobbiamo scrollarci di dosso i credo e porci continuamente domande che ci permettano di esplorare e conoscere senza sosta, oltre a capire qual è il nostro posto al suo interno. È un viaggio che ognuno di noi intraprende, un viaggio che modella noi e la società in cui viviamo. È il viaggio dentro ai credo dalla nascita alla comprensione. Per fare questo nel modo migliore è indispensabile liberare la mente. Ma la mente non è libera fin tanto siamo divisi. Nella nostra società esiste la divisione generazionale che impedisce ai giovani di apprendere l'esperienza direttamente dagli esperti del viaggio. Sapete chi sono questi esperti? Sono gli esperti della vita. E chi sono gli esperti della vita? Sono gli anziani, quelli vivi, quelli liberi da dogmi della società corrotta e malata che agogna al pensiero unico con l'obiettivo di creare e mantenere schiavi mentali incapaci di comprendere che sono così. La società vuole liberarsi dagli esperti della vita, unici testimoni storici del passato. Un passato che viene riscritto ed inventato incessantemente sui libri dell'istruzione obbligatoria pur di perpetrare il pensiero unico degli schiavi mentali. Ossequi. Per le vostre libere ricerche ricordo l'indice alfabetico con oltre 3.000 voci dal sito web www.tinelli.eu. Trovate decine e decine di playlist dei miei video, non di altri. Inoltre accedete anche ai video sgraditi, oltre a tutte le novità che trovate sempre all'inizio della pagina che sono pubblicati su piattaforme alternative. Non perdete queste predibatte chicche che molti non vogliono divulgare. Grazie di essere arrivati fino in fondo.